Oggi non si scherza, se parlate puntarelle, ti dico come fare a riconoscere una buona puntarella. Queste sono le puntarelle, fanno parte della famiglia delle cicorie. Qui nel Lazio le adoriamo, prodotto tipico romano, quindi occhio ai commenti. Prima cosa da fare, vedere che le foglie siano sempre verdi, perché sennò dentro si ammoscia e non va bene. La prima cosa che devi fare è andare a aprire dentro e vedere che ci siano tanti ciccetti e che siano almeno più di 3-4 cm. Perché poi quando va a pulire, che le mani te sfragni. Fai questo, che è? Guarda Ettore de Babele. Quando le andrai a pulire, devono essere scrocchiarelle e dure, e non vuote dentro, devono essere dure. Tagli sto pezzo, vai a comprare un costagnotto, fai così, guarda, hai fatto le puntarelle. Così che la macchinetta, queste sono le puntarelle, guarda, guarda. Dove sta l'aglio, dove sta l'aceto? Ah, la ricetta, l'olio. Questo è il metodo un po' più moderno, se no c'è il metodo nostro, che è questo qua. Vai sopra, guarda che ciccetto spettacolare, tagli il ciccetto a croce e ti metti con tutta la pazienza, se stai domiciliari, sei separato e sei depresso, e stai a vedere una serie TV, ti metti a fa così, ci ho molta pazienza e tanto tempo. Ultimo consiglio, se te le vai a comprare, te costano 15-20 euro al chilo, queste te costano 1,50 euro, e con un chilo ne fai circa 300-400 grammi. Al prossimo consiglio.